fortunato nel riparo. Secondo lì. Thank you.
questo è tutto l'anno a dire che le altre squadre sono favorite e non mi dire oggi che non sei il più forte. non lo so se siamo più forti. Io posso dirti che siamo arrivati all'obiettivo, merito di questi ragazzi, merito di questo staff straordinario, merito di questo presidente che è una persona incredibile e questi tifosi. Io credo che erano da 3 anni che aspettavamo. Io mi sento veramente felice, onorato in allenare questi ragazzi. Adesso Serie D, sei pronto? Qualcuno dice che no, qualcuno dice che non c'è l'esperienza per fare la Serie D, che deve trovare un allenatore più forte. Io solo ti dico una cosa, io ho avuto la fortuna anche di allenare in Serie C. Forse la D no, veramente non c'è l'esperienza di D. Si è visto nelle solite scene di festeggiamenti, questa volta particolarmente allegri, anche perché mister Giuari è una persona solare che si diverte, fa il suo lavoro con serietà, ma nel suo tempo divertendosi, davvero brasiliano e davvero campione del calcio qual è. A questo proposito vorrei fare un'osservazione. A inizio anno si faceva anche un po' di ironia sul fatto che fosse stato confermato dopo un campionato in cui era arrivato quarto l'anno scorso con una squadra forte. Si diceva che forse questa era una squadra che non doveva essere affidata a mani più esperte. Ci sono state delle tensioni anche societarie a questo proposito. Alla fine mi pare che il presidente Arioni questa volta abbia visto lungo, confermando un uomo che non dimentichiamolo, perché a volte mister Giuari lo si vede così, è una persona simpatica alla mano, ma non dimentichiamoci che è uno che ha alzato la Coppa dei Campioni con il Porto nell'89, mi pare, anzi sì, nella famosa finale con il Bayern, considerata una delle finali più belle della Coppa Campioni, quella si chiamava ancora Coppa Campioni. Quella, per capirci, per magari qualche spettatore più giovane non si ricorderà, in cui il Bayern strafavorito andò in vantaggio, pareggiò il Porto con un tacco, con un colpo di tacco di Majer, da allora chiamato il tacco di Allah, perché era algerino, e mister Giuari fece il gol decisivo nei supplementari. Era il Porto allenato da Jorge, il maestro di Mourinho, una grande squadra. Proprio il mister è andato a Vienna lo scorso Natale a festeggiare l'anniversario di questa grande impresa. Quindi insomma stiamo parlando di un uomo di calcio che sa di calcio e che ha condotto con mano sicurissima il Sestri fino alla vittoria. Oltretutto non era la squadra più forte, e questa è detta di tutti gli esperti, all'inizio di campionato non era la squadra favorita e invece ha stravinto, con 5 turni di anticipo. E questo anche a prescindere dai 3 punti trovati a tavolino, grazie alla sapienza, anche questa un personaggio molto importante, del direttore sportivo Hermes Paterlini, rientrato quest'anno a Sestri e che ha fatto anche lui la differenza facendo una campagna acquisti oculata, molto strategica. Detto del Sestri Levante, non dimentichiamo però che c'è un'altra squadra del nostro comprensorio che è in corsa addirittura per un'altra promozione, perché potrebbe arrivare agli spareggi, che sappiamo che chi arriva al secondo posto va agli spareggi nazionali, e chi vince gli spareggi, chi vince 2 turni degli spareggi, sale anche gli in promozione, scusate, in Serie D. È molto difficile perché la concorrenza è forte, ma non è impossibile. E guardiamo la classifica per capire di chi stiamo parlando. Sestri Levante è quindi promosso con 61 punti. Lontanissimo, a 18 punti, troviamo il Vado a quota 43. Poi ci sono Imperia 42, Finale e Vallesturla, ecco di chi parlavamo, a 41. Veloce 36, Fezzanese 34, Cairese 33, e assieme al Campo Morone, Riva Samba 31, Fontanabuona 30, Busalla, Ventimiglia e Ponte Decimo 27, Cum Polis 25, Arenzano a 8 punti, già aritmeticamente retrocesso. Stavamo appunto parlando, come dicevo, del Vallesturla, che è a 41 punti, cioè a soli 2 punti dalla seconda, da un Vado 43, che ha perso con il Ventimiglia, come abbiamo visto, e che è praticamente da circa un mese che si vede che ha chiaramente esaurito la benzina, o comunque sta rallentando. L'Imperia, che sarebbe una squadra di valore superiore, almeno pari a quella del Sestri, ha però grandissimi problemi societari. Per essere chiari, i giocatori hanno gli stipendi, i rimborsi spese, diciamo, intermittenti. C'è grande incertezza su cosa succederà da qui alla fine della stagione. Addirittura si parla che questa società possa sparire e che venga assorbita dalla Pro Imperia, che abbiamo visto giocare col Chiavari in Serie D. Quindi insomma, 2 squadre che sono sì davanti al Vallesturla, ma sono in crisi.
C'è invece da considerare la concorrenza del finale, che ha 41 punti come il Valle Sturla, ma che è una squadra giovane, che non ha molto giovane nel suo organico e che non ha tra i suoi obiettivi primari quelli di andare per il momento in Serie D. Quindi insomma gli uomini di Mister Ruvo potrebbero in questo finale, in queste ultime 5 partite, assistiti anche da un calendario non impossibile, compiere il miracolo di rimontare le due squadre che stanno davanti e andare agli spareggi con le squadre piemontesi e lombarde quest'anno per tentare di salire in Serie D. Vedremo, e comunque adesso invece vediamo come il Valle Sturla ha dimostrato di essere in ottima forma, in eccellente forma, battendo sabato a Cogorno nell'anticipo di campionato il Campo Morone per 5-0. Ecco le immagini.